Un caro saluto e ben ritrovate a questa edizione del TG Web del Cinformi. Sono state oltre 441.000 le domande d'asilo registrate lo scorso anno nei paesi industrializzati, mentre nel 2010 erano state 368.000. Le stime emergono dal rapporto pubblicato recentemente dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo studio prende in esame 44 paesi in Europa, Nord America, Australia e Asia Nord Orientale. Secondo il rapporto, l'aumento del 20% delle domande d'asilo nel 2011 è stato determinato dai nuovi conflitti e dal crescente flusso in uscita da alcune crisi di più vecchia data, come quella in Afghanistan. In termini relativi, l'incremento maggiore è stato riscontrato in Europa meridionale, dove sono state presentate quasi 67.000 domande d'asilo. Nel nord-est italiano vi sono oltre 93.000 imprenditori di origine straniera, il 9,6% del totale, e quasi 100.000 imprese con partecipazione e proprietà in gran parte di persone immigrate. I dati arrivano dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione realizzato dalla Fondazione Leone Moressa. Le ditte condotte da stranieri concorrono alla produzione del 6,4% del PIL complessivo del nord-est italiano, per un importo di 19 miliardi di euro. Il maggior contributo è fornito dalle imprese degli immigrati che operano nel comparto delle costruzioni. Il rapporto afferma, tra l'altro, che i dipendenti stranieri nel nord-est hanno una contribuzione mensile inferiore di 255 euro rispetto ai colleghi italiani. Un progetto di formazione per cittadini albanesi che intendono trovare occupazione in Italia è stato presentato recentemente a Tirana, in Albania. Si tratta di un'iniziativa pilota che intende offrire la possibilità a 255 persone di frequentare corsi di formazione linguistica e professionali gratuiti con lo scopo di lavorare in Italia. Il progetto garantisce l'inserimento occupazionale ad almeno il 50% dei partecipanti ai corsi ed è cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione. In Albania il bando è già stato aperto e gli interessati possono rivolgersi agli sportelli immigrazione presso gli uffici regionali per l'impiego di appartenenza. I dettagli sul sito www.cinformi.it. C'è un nuovo strumento per risparmiare sui costi delle rimesse, si chiama mandaisoldiacasa.it ed è il sito italiano di comparazione dei costi di invio di denaro all'estero. Il portale nasce con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e chiarezza delle informazioni, stimolando gli operatori del mercato a migliorare l'offerta a favore dei migranti. Il sito mandaisoldiacasa.it è stato promosso da diversi enti e associazioni, tra questi anche l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e il Ministero degli Affari Esteri. L'utilizzo del portale è gratuito e il confronto fra gli operatori del settore è basato su criteri di imparzialità. Ed è stato tutto anche per questo incontro, grazie per la vostra attenzione, una buona e serena settimana a tutti, arrivederci!